Bentornati a Bel Tempo si spera. Questa mattina accogliamo una vostra richiesta. In tanti ci avete segnalato di raccontare il mondo anche attraverso gli occhi di chi soffre, attraverso gli occhi di chi si è trovato invischiato, a volte infatti più grandi di sé. Stiamo parlando quando si cade nella rete di cartomanti, nella rete di chi pare che possa leggere e dare un indirizzo al futuro attraverso le carte. Ed allora, con grande piacere, diciamo bentornato Don Alessandro Mapani, coordinatore dei sussidi liturgici della San Paolo. Davide Murgia, lo conoscete tutti. Ed è davvero una sorpresa per noi questa mattina, piacevolissima averti qua. Anche per me, Lucia. Vogliamo vedere da dove siamo partiti, lo dico ad Alessandro, lo dico chiaramente al nostro Davide e a tutti voi. Siamo partiti da una data precisa, una delle tante, è il 18 aprile a Santa Marta. Sentite qua Papa Francesco. Chi segue Gesù non sbaglia. Padre, sì, ma le cose sono difficili. Tante volte io non vedo chiaro cosa fare. Ma mi hanno detto che là c'era una veggente e sono andato là o sono andata là o sono andato dal tarotista che mi ha tirato le carte. Se fai questo non segui Gesù, segui un altro che ti dà un'altra strada diversa. Lo sguardo compassionevole di Papa Francesco è carico di sofferenza quando si parla di questo tema. Don Alessandro, ma che cosa se ne importa la Chiesa di tutto questo? Perché diventa addirittura soggetto e oggetto di un'omelia? Guarda, la Chiesa, posso dire che da 2000 anni si interessa, io la chiamo forse con una parola forte, una tragedia, perché dietro a questa ricerca, qualche volta anche esagerata, spasmodica, folle, basti pensare solo a quanta economia gira dietro questo mondo, ci sono storie di vita veramente tragiche. Spesso sono lutti, spesso sono tumori, spesso sono abbandoni familiari. E in questo, vedi, è curioso che la Chiesa non ha mai condannato il peccatore. Siamo nell'anno della misericordia, ma ha sempre guardato al peccato e lo ha imputato come una dipendenza. Non una libertà, una dipendenza da un certo Dio. Se mi permetti, evangelicamente, il discorso del Papa è fondato. Ti faccio questo esempio. La parabola dei due figli, il padre e i due figli, il minore e il maggiore. Entrambi hanno un'idea di Dio, padre, distorta. Il più giovane, pensa alla parola superstizione, no? Sub è una prima, no? Superstizione, cioè uno che sta sotto e infatti ha un'idea di Dio oppressivo, padrone, dominatore, lo lascia e va per i fatti suoi e perde tutto. Il figlio maggiore, superstizione, ha la stessa idea, ma nella forma contraria, cioè super Dio. Entrambi vanno via di casa. Il super non torna, il sub ritorna perché riscopre il padre. Questo ti dice che cosa? Che quando abbiamo un'idea di Dio che o è, come dire, dominatore, no? Oppressore, cattivo, vendicativo, è chiaro che abbiamo paura e ci rifugiamo in quelle forme che sono strane, ecco perché la Chiesa da sempre lotta contro questo grave peccato che è la superstizione, ci rifugiamo nelle forme che possono placare questo Dio cattivo. Dall'altra parte, chi invece è convinto di poter dominare questo Dio usa delle modalità, penso ai cartomanti, la possibilità di risistemare il destino, la possibilità di riorientarlo perché non va secondo il mio film, permettimi, perché c'è tanta gente che è convinta di costruirsi un copione e doverlo seguire per la vita. Quando queste cose poi non coincidono con il tuo copione, allora comincia a chiedere a delle forze particolari che si possa riorientare secondo il mio progetto. Ecco perché la Chiesa su questo è durissima.
David, quando noi parliamo di tutto questo dal punto di vista laicamente, di questo mondo che si che va da un cartovante, un mondo che spera che escano dei numeri per cambiare destino e tutto il resto, di che cosa stiamo parlando? Allora, tutto questo mondo ha una parola chiara. La parola chiara è che è tutto falso. Cioè, Papa Francesco lo ha detto, no? Il veggente di turno, anzi qualche tempo fa disse la Madonna non è un postino, no? Non va a consegnare messaggi a chi a una certa ora e un determinato luogo. E questo è il primo aspetto. Quindi l'aspetto che è tutto falso e dall'altra parte nessuno può esserne immune, perché questo è anche l'errore, no? A cui ci si può andare incontro. No? A me non riguarda, a me non succederà esatto. Mai. Invece, credetemi, basta pochissimo, lo dico a chi ci ascolta e insisto sempre su questa parola, denunciate. Non abbiate mai paura di denunciare coloro che vi tolgono denaro o vi vendono false speranze, perché quando parliamo di le persone che vanno da questi presunti cartomanti, eccetera, parliamo di persone che fondamentalmente truffano, non fanno altro, truffano e fanno leva, e questo è il punto vero, fanno leva su che cosa? Sul dolore della persona. David, io ho preso delle cifre, 150.000 sedicenti maghi, uso la tua espressione, tu dici presunti, la faccio mia, 20% della popolazione italiana, parliamo di 12 milioni di persone che si fanno infinocchiare, 4 miliardi e mezzo è il volume di affari. Sì, esatto, sì, queste non sono le più recenti, ma non ce ne sono altre di dati, sono questi i dati. E io insisto, vi racconto un aneddoto, che forse poi alla fine dobbiamo essere pratici. Come fanno queste persone ad agganciare, si chiama agganciamento, le persone da truffare? Non ci chiederete, ma vanno sui giornali, leggono i necrologi e si presentano al funerale della persona. Sì. Perché in quel momento puoi essere un professore universitario, puoi essere un avvocato, puoi essere un professionista, puoi essere quello che vuoi, ma in quel momento sei debolissimo. E questo è il primo attacco è su questo, cioè sul tuo momento di debolezza. Io ti faccio sentire il mio affetto, ti faccio sentire che ti voglio bene, ti faccio sentire che sono tuo amico. E da lì comincia un vortice tra richieste di soldi, minacce e vergogna. Chi va da queste persone e viene truffato, perde tutto e perde. La prima cosa che perde è la dignità, per cui ha paura di denunciare. Perché? Perché vorrebbe mettere a nudo tutto quello che si è passato. Don Alessandro, questa analisi spietata, ma assolutamente veritiera di Verissima. David, assolutamente veritiera di David, mi costringe però a fare una domanda. Noi ci andiamo da questa gente, noi prendiamo il numero telefonico che passa in sovraimpressione e ci facciamo la telefonatina. Mio marito mi lascerà, mia moglie mi lascerà, troverò il fidanzato, troverò l'amore, tutto questo. Della serie, un minimo di responsabilità ce l'abbiamo anche noi, fermo restando che siamo in un momento di grande dolore e di sofferenza, come dice il nostro David Murgia. Della serie, stiamo anche attenti poi a non dare la colpa soltanto da una parte. Il problema dell'ascolto, il problema della solitudine, il problema del disagio mi porta anche un po' alla giornata che abbiamo vissuto ieri sera in piazza San Pietro, questa misericordia delle lacrime. Forse qualcosa bisognerebbe dirla a riguardo. Guarda Lucia, in questo bisogna riconoscere dicendo mea culpa. E Papa Francesco, da quando è arrivato su quel balcone, ha detto buonasera, ha cominciato a chiedere alla Chiesa con grande forza di intervenire nei luoghi di solitudine. Questa espressione che adesso tutti usiamo, le periferie, ma non sono periferie fisiche, sono periferie esistenziali. E la realtà oggi, che per tanti secoli ha convinto il mondo che Dio ormai era morto, era finito, ha lasciato nell'uomo, a parte che sia credente o non credente, ma ha lasciato nell'uomo un certo vuoto, una certa domanda. Cosa sarà di me dopo la morte? Guardate che il problema molto serio, di cui Davide diceva benissimo, è la paura della morte. Questo mondo che gira intorno a queste richieste di interventi, come dicevo, sul divino, sul paradivino, dove Satana, su questo dobbiamo riconoscerlo, ci sguazza grandemente, è la paura della morte. E finché c'è la religione non dà risposte alla morte. Lascia sospeso questo mondo, direi non incantato, ma disincantato. Invece la fede cristiana ha una risposta chiarissima sulla morte. Ecco perché un cammino di solitudine, di disperazione, può
arrivare, non dico alla fine perché c'è tutto un percorso molto lungo, ma può arrivare a un grande, serio, primo traguardo, traguardo, che è la fede, la serenità, la fiducia. Allora, finché noi non diamo una risposta sulla morte, e in questo ti posso assicurare, come studioso, che la predicazione sulla morte negli ultimi secoli è stata messa da parte. Allora, se noi alla gente non parliamo della fiducia in Gesù Cristo nella prospettiva della vita eterna che comincia già adesso, ma cosa pretendiamo? Ma se la gente noi la lasciamo vuota anche nei momenti dei funerali, ma se noi non sosteniamo le famiglie che in quel momento proprio anche celebrativo, liturgico, ricevono un annuncio di Pasqua sulla morte, ma è chiaro che poi io andrò in giro elemosinando delle risposte che sono tragiche a delle vicende che uno sta vivendo. Davide, su queste parole ho bisogno di te. Per questo ci possiamo cadere tutti? Sì, indipendentemente dalla cultura, dallo stato totalmente, sociale? Il fenomeno è totalmente trasversale. Io ricordo il caso di qualche settimana fa di una ginecologa molto facoltosa che io non so, e la domanda che le facevo: come hai fatto a crederci? Ma se allarghiamo il campo, senza fare nomi e polemiche, ci sono persone, e credetemi, vi meravigliereste per quante persone, di che livello e spessore culturale, fanno parte di un gruppo religioso che afferma testualmente che, è come il Vangelo nostro per i cattolici, mettiamo così, che noi siamo gli eredi di una guerra intergalattica scoppiata 3 milioni di anni fa. E loro credono a questo. Ma ci chiedono veramente, ci chiedono a tal punto che danno tutto la loro, spendono tutta la loro vita per questo. I cosiddetti gruppi ufologi, per intenderci, sono una vera piaga. E perdonami Lucia, ti concludo, e mischiano, e questo è anche il tranello, mischiano, fanno confusione, mettono il culto ufologo insieme a Padre Pio. Tu dici, ma che c'entra? Sono due cose opposte. C'è di fatto che corriamo il rischio di allontanarci dal problema, ma come dici giustamente tu, c'è un fondamento, ci deve essere un'alternativa a chi credere, a cosa credere. Ci sono anche però dei processi che in un certo senso si risolvono da sé, c'è un momento in cui si prende coscienza di quello che si rischia di diventare e si fa un passo indietro. Ascoltate e seguite attentamente la storia di Zita. Il pericolo vero è che tante persone ne approfittano anche delle debolezze di altre e magari si arricchiscono, fanno i soldi, usano un potere dominante sulle persone e le persone fragili ci cadono come delle pere. Mi sono trovata per caso in un call center. Mi hanno chiesto, oltre alle varie chiacchiere, di rispondere a una persona che chiedeva una cartomante. Caspita, una cartomante, io che non lo ero, mi sono ritrovata a doverlo fare. E per sbaglio, per caso. E sono entrata poi nella cristalloterapia, nello studio energetico, nei colori, nelle pietre, nel riordino dei chakra. Era una ricerca, una fame interiore che non sapevo da dove veniva e non sapevo nemmeno dove mi avrebbe portata. Ero convintissima di aiutare le persone con le carte all'inizio, poi addirittura con tutte le tecniche orientali. Le persone che mi cercavano probabilmente avevano la mia stessa fame di conoscenza, solo che quando non si ha niente in mano, non si ha qualcosa di tangibile e si cerca, non si sa cosa. Alla fine si scopre che è Dio, ma all'inizio uno cerca e non sa che cosa. Un giorno stavo facendo delle tecniche con una persona e mi sono uscite delle cose, delle frasi del Vangelo, le frasi del Vangelo, che per me il Vangelo era qualcosa di molto molto lontano. Ho scoperto che sul Vangelo c'erano tutte le tecniche per essere felici, per non farci del male da soli, per vivere bene. Dio uguale amore, puro, indipendentemente se io lo merito o no, indipendentemente da quanto brava sono o no. Tutta quella mia ricerca che ho fatto per mari e per monti sicuramente mi ha fatto sfociare a Gesù Cristo.
quando mi è arrivata la grazia, ho bruciato tutto, perché ho scoperto il pericolo che ci sta dietro, ho capito che ero in pericolo pure io, ero in pericolo e mettevo in pericolo chi veniva a farsi le carte da me. Chissà quanto dolore, quanto male posso aver fatto a livello spirituale alle persone. Io sto chiedendo a Dio di aiutare le persone che io pensavo di aver aiutato, e magari a livello spirituale gli ho fatto dei danni. Chiedo scusa. La forza di questa testimonianza è unica. Don Alessandro, come se ne esce? Se ne esce per i credenti riprendendo in mano la propria fede e andando all'essenziale, che ripeto essere la salvezza dalla morte, perché Cristo è risorto. Davide, i non credenti? I non credenti, due cose: denunciate senza pietà, non dovete aver pietà di queste persone perché fanno del male vero, mi spiace essere così diretto, ma questa è la realtà. E seconda cosa, esistono anche all'interno della Chiesa Cattolica dei gruppi che sono chiamati a rispondere a questi problemi, il gruppo si chiama il GRIS, lo trovate quasi in ogni diocesi, è totalmente gratuito il servizio, quindi avete tutti gli strumenti non solo per poterne uscire ma anche per dare l'esempio alle persone che conoscete che sono in questa trappola. Io non posso non ringraziare e chiedere di ritornare a tutti e due, a Don Alessandro Papà, certamente, e al nostro Davide Murgia. La vita qui dentro non si ferma mai, continua attraverso anche storie di persone che hanno accompagnato i nostri anni. Tra un po' arriva Giovanna, state con noi subito dopo la pubblicità. Grazie, grazie, grazie.